E bella a tutti ragazzi, quelli che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva al Mondo. Oggi video super particolare, perché oggi parleremo di duplicazione. Ebbene sì, è un argomento che vorrei sempre evitare, perché comunque io porto armi, vi porto delle novità, vi porto delle 1-1, vi porto un sacco di video informativi, come ho sempre fatto da quando vi ho iniziato a portare la serie delle armi, quando ve l'ho fatta proprio conoscere a tutti voi italiani. L'unica cosa che purtroppo c'è gente che ci sta sgascando ancora una volta. Infatti ragazzi, come era già successo ai tempi, per via di truffe con i dev bot falsi di Discord e così via, quando è stato tolto, oggi siamo qui con un server particolare che è ovviamente comunque al centro dell'attenzione. Parliamo del JulesBot. Proprio un server chiamato così, dove all'interno c'è un bot. Questa è la situazione. Quando voi entrate, vi escono le regole. Ovviamente non metterò il link di niente, perché questo link, questo server è... Adesso vi farò vedere anche perché c'è la chat italiana, che è quella che interessa a noi. C'è all'interno questo bot. Si chiama JulesBot. Sembra molto particolare tutto quanto, una roba figa, un po' come il DevBot. Che ripeto, la duplicazione è buona fino a un certo punto. Se si parla di materiali, di risorse che sono utili, ok? Utili per voi, materiali di qualsiasi genere che dovete andare avanti nella missione, allora ha senso, anche se è giusto in realtà il farm. Però comunque non è che tutti farmano, non tutti hanno voglia, anche se dovrebbero avercela, però capite, no? Però quando si limita così va bene, ma se si espande andando a toccare anche armi 1-1 o peggio, o meglio, peggio di 1-1, non so cosa ci sia, ma duplicarle anche in massa, lì allora stai rovinando proprio, diciamo, una roba molto... che la gente cerca anche di proteggere. Mo' le ragazzi, le armi, le hanno paura pure di toccarle, le armi, di scambiarle a persone che potrebbero farci qualcosa di brutto. Sapete quante armi sono state duplicate con questi bot? Non avete idea. Quindi lasciamo perdere, raga. Comunque, quello che volevo farvi capire è che sta roba qua del nuovo bot, che poi anche altri italiani stanno portando i video su sta roba, che vi fa vedere il funzionamento, che funziona tutto. Dovete leggere la chat italiana per capire di che cazzo stiamo parlando. Cioè, veramente, adesso vi faccio leggere. Se vedete che sto andando avanti e indietro, sto aspettando un'arma da un americano. Vorrei farvi vedere anche mentre me la scambio, perché è veramente tanta roba quest'arma. Intanto andiamo in chat italiano. Mi raccomando, 50 o anche 100 like per questo video. Veramente, ragazzi, perché è molto importante che venga espanso. Andiamo subito a vedere che cosa succede. Questa è la chat italiana che vedete già come, diciamo, sono belli agitati, sono molto agitati, non ci sono glitch per duplicare visibili, tutti che ragazzi ormai qua sono impazziti per sta roba qui, veramente. Andiamo in fondo, vi faccio vedere. Guardate, fotti gli account e basta. È un po' diciamo come i tempi quando è successa la roba che è andato via il DevBot, e allora c'erano le persone che facevano i bot finti, dove un po' come il Potato Launcher ti colleghi l'account, e l'unico modo per scollegarlo da quei bot che non sai manco dove sono collegati era cambiare password, ma alla fine non ti facevano nient'altro. Infatti bisogna stare molto attenti. Il funzionamento di questo bot è come al solito: se gli invio un messaggio con, che ne so, login, vedete qua ci sono tutti i messaggi con lo slash, archivio, hotcode, banned. Cioè, ci sono un sacco di comandi, sembrerebbe anche molto, diciamo, molto all'avanguardia questo bot. Sembra molto all'avanguardia questo bot, solo che da quello che ho letto da quel server io veramente ho molto timore ad utilizzarlo. Tra tutto quello che hanno scritto e non solo, diciamo, quelle persone, ma ci sono anche altri messaggi, io non mi fiderei molto. Un conto quando c'era il DevBot ci si affidava comunque a un bot che... Cioè, la persona comune si affidava a quel bot perché tante persone, ecco, lo utilizzavano. In questo caso è un gruppo da 1.000 membri. A 1.000 membri, veramente molto, molto piccolo. La gestione anche sembra molto buona perché è veramente fatto in modo che è veramente un grosso, cioè un potenziale grosso server potrebbe diventare. È fatto anche per tutte le persone del mondo, vedete tutte le lingue. Ci sono i francesi, ci sono gli spagnoli, ci sono gli arabi, ci sono... I polacchi, i russi, ci sono i che cazzo è? Vabbè, comunque pieno di gente. Questa è la chat generale. E niente, solo che spuntano molti messaggi che questa roba non funziona. Dicono che non funziona, a volte il bot va off, in questo caso è on. Veramente è un po' un punto di domanda. Io avrei molto timore a collegarlo, però da quello che sto vedendo anche molte persone dicono che hanno perso tutto, che quando rientri in lobby dopo che hai duplicato crasha tutto. È molto veramente
Potrebbe anche essere pericoloso per le vostre cose, quindi non saprei che cosa dirvi. Ditemi sotto voi nei commenti se volete un altro video dove con un altro account che non è il mio principale si prova a vedere che cosa succede, se viene fottuto qualcosa, se non funziona. Questo è un po' un annuncio per farvi capire che se dicono che sia tornato qualcosa e questo è uno di questi. Quindi ragazzi, ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo stasera in live e domani con un nuovo video alle 7. Bella raga e grazie della visione.